Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, oggi sono gasatissima perché è un video che mi avete chiesto tantissimo, sul quale ho lavorato tanto in ricerca, però alla fine sono pronta per parlarvi di nuovi pennelli low cost fighissimi. Alcuni sono proprio nuove uscite, altri sono nuovi brand per me, ma veramente ragazzi, cioè una serie di robe veramente belle. Poi abbiamo tutta una sezione Real Techniques con delle novità stupende e anche Eco Tools con dei kit nuovi fighissimi. Ma parliamo e poi abbiamo anche i pennelli per la skincare. Comunque, presto che tardi parliamo subito. Parlo di un brand di cui ho acquistato delle cose perché voi continuavate a chiedermelo su Instagram. E sto parlando di Luvia Cosmetics. Luvia Cosmetics, ragazze, ovviamente di tutto quello di cui vi parlo oggi trovate i link diretti nell'info box, se volete andare a vedere i prezzi, acquistare qualcosa, eccetera. I pennelli di Luvia, ragazze, fanno pennelli e make-up. Ho anche acquistato delle cose di make-up. Scrivetemi nei commenti se volete un video dedicato solo al brand. Però, innanzitutto, i pennelli arrivano in questi kit bellissimi. E, tra l'altro, sono in prezzo lancio perché loro facevano 7 e adesso stanno facendo i pennelli singoli. In particolar modo, ragazze, io ho il Tapered Face, che loro lo chiamano pennello da illuminante. È troppo cicciotto. Sono sintetici, ma di seta. È fighissimo per il contouring e in particolar modo vengono puliti subito quando li lavate, cosa per me fondamentale. Poi ho il Crease Blender, che è un perfetto pennello da sfumatura occhi perché a fiamma, ma ragazzi, sembra di toccare la seta. E poi ho uno dei nuovi, che è il blush. È un angolato che io uso sia da blush che da contouring che da bronzing. Non mi aspettavo, non perdono una setola neanche per scherzo, neanche quando li lavate. Hanno il manico soft touch e questi dettagli rose gold su nero sembrano dei pennelli costosi. E invece li ho pagati tutti entro i 9 euro, quindi bravi. Poi, un marchio, ragazze, che ho trovato su Amazon, che si chiama Vela UE. Non lo so, vedevo le foto e mi ispiravano. Ragazze, hanno dei pennelli da paura. Allora, il primo è questo, purtroppo non hanno il nome indicato, ma vi arriva tra l'altro con la sua retina di protezione ed è un pennello da bronzer. Dunque, avete presente la seta? Io sto toccando seta, non perde peli, è tagliato alla perfezione, sembra un pennello pro, ve lo posso garantire, perfetto anche da fare blush, ma è seta. Cioè, hanno anche un taglio a livello di qualità che è incredibile e l'ho pagato 8,90€. E poi uno che secondo me è una bellissima anche idea regalo di Natale. È dello stesso marchio, ma è quello un po' più top line. Infatti vi arriva proprio con la sua scatola fatta così e le sue indicazioni. Infatti ha, si chiama Vela UE Professional Makeup Brush. Selezione di materiali di alte qualità, eccetera. Questo qua, ragazze, è il Flower Brush, se non sbaglio. È un pennello da polveri a forma di fiore. Anche qua, se, cioè io vorrei che YouTube mettesse la funzione touch, perché è seta, seta, ed è, guardatemi, a parte il segmento a fiore, che secondo me arriva anche come bellissima idea regalo, ma riuscite proprio a fare delle step in motion per mettere la cipria, da Dio, cioè veramente applica il prodotto benissimo. È anche pesante, cioè è heavy, sembra un pennello molto costoso e l'ho pagato 12€, ma cioè, ha un quantitativo di setole infinito, quindi per me è stata una super scoperta anche questa. E anche queste setole, che mi ricordano tantissimo le Luvia, vengono pulite benissimo. Poi andiamo a parlare di Eco Tools, perché Eco Tools ha fatto delle novità secondo me molto belle in ambito di pennelli. I primi due pennelli, di cui adesso vi cerco le confezioni, sono super particolari perché sono una sorta di kabuki per contouring e highlighting, e sono questi due. Sono veramente molto belli, si chiamano Glow Buki, questo qua ovviamente, e si chiamano invece Sculpt Buki, questo qua. Dunque, sono definiti entrambi livello 4 su 5 full coverage, sono cruelty free, vengono fatti da un bambù rinnovabile, sono 100% vegan e vengono definiti manico a controllo massimo. Questo serve per fare highlighting. Ora, per me è un po' grosso per stendere l'illuminante, ma sapete cosa lo uso? Lo uso tantissimo a fare setting. Perioculare, zone precise, proprio appoggia la cipria, perché è un taglio bisotè morbidissimo, appoggia la cipria in un modo pazzesco e ovviamente il manico vi permette di avere molto controllo sull'applicazione.
Invece lo Sculpt Buki, tra l'altro trovate i nomi anche qua, ha questo effetto onda che serve per andare ad abbracciare i contorni o a fare contouring highlighting con un'unica applicazione. A me piace moltissimo per fare contouring e bronzing, abbraccia benissimo i contorni e anche qui riuscite tantissimo a gestire l'applicazione. Taglio perfetto, molto morbido, quindi anche qui siamo di fronte a una grandissima qualità. E li ho pagati, io addirittura ne ho pagato uno di questi in prezzo lancio a 4,90 e l'altro a 9,90. Sto cercando di ricordarmi tutti i prezzi per voi. Poi, altro set fighissimo di Eco Tools è questo, di cui però non ho più la scatola, cioè la confezione, ma si chiama praticamente Everyday Essential, comunque vi metto tutto nell'info box. Fa parte nel prezzo, vi arriva anche questo qua per tenere i pennelli e nell'altro invece set che vi farò vedere, perché praticamente i set nascono anche con queste confezioni a incastro per creare i vostri portapennelli in bagno o in camera dove li tenete. Ragazze, questo set, i pennelli di Eco Tools mi hanno stupito tantissimo, hanno una grandissima qualità e i set in particolar modo, se avete bisogno di più pennelli, sono economicamente molto convenienti. Qui abbiamo l'Angle Foundation, che per me è troppo piccolo per essere da fondotinta, ma è fantastico per fare cream contour perché ha le setole molto più dense e quindi tirate le barre alla perfezione, o è fantastico anche per applicare il correttore. Abbiamo poi il Defined Crease, che è un perfetto pennello da piega, ma non a fiamma, è più quasi a penna, per cui riuscite a depositare parecchio prodotto nella piega. Avete poi il Blurring, che è proprio un pennello da ombretto un po' morbido per andare a proprio attirare il prodotto anche nella piega e a fare dei lavori di sfumatura un po' più densi. Avete poi l'Angle Liner, che è perfetto per me per le sopracciglia. E questo che è il Full Blush, che è proprio un pennello da blush perfetto per forma, per grandezza e per densità di setola. Infatti proprio è tipo il pennello da blush che piace a me, perché io sorrido, apples, e lo tiro verso l'alto e ha proprio la forma perfetta. Un altro nuovo set di Eco Tools fighissimo, questo ho tenuto la confezione, si chiama Airbrush Complexion e questo è fighissimo perché praticamente ha, vediamo se riesco a farlo, vi tiro fuori. Giulia, dai! Vabbè, adesso lo tiro fuori dopo. Comunque, vedete, è una confezione dello stesso colore per contenere i pennelli che voi potete andare ad incastrare, ad appoggiare sul piatto e via via, in base ai set che comprate, riuscite a incastrare il tutto. Allora, prendendo il pennello che mi è caduto, questo set è fenomenale, è veramente bello, ha dei pennelli stupendi e avete anche un altro piccolo coso di plastica con una blender a taglio bisotè per andare proprio a fare... Per me è perfetta da baking, perché a questa forma piatta riuscite proprio ad andare ad appoggiare le polveri in un modo incredibile. E a me le spugne di Eco Tools piacciono molto. Qui avete il Multitasking Powder, ha questa forma quasi tondeggiante, è perfetto per blush, bronzing, cipria, con questo pennello potete farci tutto. Abbiamo poi il Precision Foundation e questo, a differenza dell'altro, ha le setole dense, però ha un taglio leggermente bisotè e quando volete un effetto full coverage è molto bello. Abbiamo poi questo pennello che è la fine del mondo, si chiama Controlled Setting, ma io invece che per fare setting, perché è una forma simile al setting brush di Real Techniques, mi piace da morire come pennello da highlighter. È proprio la forma e la densità di setola perfetta per avere un illuminante bello power. E abbiamo poi il Precision Concealer, anche qui, setola densa ma morbida e taglio bisotè, riuscite proprio ad andare ad appoggiare il prodotto e a sfumarlo con la stessa applicazione. Ragazzi, questi set sono tutti sotto i 20 euro, cioè, parliamo. Andiamo all'universo Real Techniques e qui per questo Natale, perché sono alcune anticipazioni del Natale, hanno esagerato. Ma partiamo col set skincare, perché io questo l'ho comprato circa un mese e mezzo fa e lo sto adorando, in particolar modo un pennello. Allora, il primo si chiama Prep Brush ed è perfetto per stendere le maschere, stendere il siero, io ci stendo le maschere. Ovviamente questa è una setola sintetica che viene pulita a un livello incredibile perché è molto più rigida e meno porosa, perfetta per stendere la skincare. Questo che è molto particolare perché si chiama Facial Cleansing Brush, è un pennello per fare scrub a pelle asciutta, quindi voi potete o fare proprio un soft scrub, vedete che è fatto con dei rilievi e la setola è bella dura, oppure potete andare ad incrementare l'azione pulente del vostro detergente viso.
Abbiamo poi il Lip Smoothing Brush, questo qua è stranissimo perché come quadrato è tagliato, è molto duro e voi inumidite le labbra anche semplicemente con la saliva, lo andate a roteare e vi toglie tutte le pellicine, cioè sostituisce uno scrub labbra. Il mio preferito è lui, si chiama Under Eye Reviver. La pallina non gira, è attaccata. Ragazze, voi prendete qualsiasi vostro contorno occhi, iniziate a lavorare con questo, avete la percezione che lavori 50 volte di più. Soprattutto per andare a fare lifting del muscolo pellicciaio e andare ad alleggerire le rughette, fa un lavoro bellissimo. Andate proprio a stimolare tutta la micromuscolatura del contorno occhi, ad aumentare la veicolazione dei principi attivi dei vostri contorno occhi, e inoltre ha questo effetto leggermente crio che aiuta anche a sgonfiare. Fantastico. Poi una nuova linea di pennelli Real Techniques fighissima, si chiama Brush Crush. Io ne ho presi due perché questi non sono in set ma sono venduti singolarmente, tra l'altro volume 2 perché uscì una collezione volume 1 che io non ho mai visto però. Allora, ho preso due pennelli che sono la fine del mondo, sono molto tipo galattici stellari e volendo si possono conservare così, ovviamente avendo un piccolo piano d'appoggio cascano, però avete capito. Sono sicuramente una bellissima idea regalo per chi è malata di pennelli, cioè che vuole una chicca, e io ho scelto il numero 302 blush, che è la fine del mondo, cioè ha una setola perfetta. È perfetto non solo da blush, ma proprio per fare contouring e per fare bronzing, ha proprio la forma perfetta, è bellissimo, veramente bellissimo. E il 301 foundation, tra l'altro sono una limited edition, ed è un foundation per effetto full coverage. Ha una setola morbidissima in taglio bisotté, e riuscite proprio ad andare a lavorare il pennello, non solo a fare buffing, ma proprio a premere il fondotinta nella pelle. Fantastici, e sono una nuova collezione in limited edition. Poi, ovviamente anche i set skincare di Real Techniques, non mi ricordo se l'ho detto. Poi, hanno fatto un sacco di nuovi set per il Natale, holiday. Partiamo dal primo. Questo si chiama Face, Eye and Cheek ed è praticamente realizzato, come si può dire, dei must have da parte dei consumatori, quindi con i top seller scelti dai consumatori. È un set molto bello perché tra l'altro abbiamo all'interno la famosissima, come si dice, Miracle Sponge, però in taglio bisotté, quindi ha un bel taglio bisotté, è bellissima, cioè guardatela, guardate la bellezza, è bellissimo questo set, non bellissimo, scusate, quello di bellissimo. Allora, all'interno abbiamo il famoso pennello da blush, poi abbiamo l'Expert Foundation, il Deluxe Crease, il blush e il setting. Abbiamo un po' i pennelli più famosi, ok? Questo set, ragazze, io poi non so se l'ho pagato con offerta, ma l'ho pagato 18 euro, cioè l'equivalente del prezzo singolo del pennello da blush. Questi sono pennelli già in gamma permanente da Real Techniques, non credo abbiano questi colori, quindi credo siano vestiti a nuovo e hanno questa nuova dicitura RT con i numeri del pennelli. Però vi devo dire, se avete voglia di un set di Real Techniques, questo secondo me è un'ottima occasione e contiene i pennelli più famosi e più venduti. La chicca ve la tengo per ultima. Poi, un altro set invece dedicato a queste feste, che secondo me è bellissimo, ed è una limited edition, si chiama Neon Lights. Allora, questo contiene ben 3 pennelli nuovi, non presenti in gamma Real Techniques, e mantiene un po' questa idea cosmica come tipo di colore. Abbiamo, ragazze, un nuovo pennello che è questo, che si chiama Ultimate Buffing Brush, ed è perfetto per fare buffing con liquid foundation per un effetto full coverage. L'altro piccolino di fianco, questo, si chiama Large Smudge Brush ed è fatto apposta per avere un effetto di sfumature precise, quindi un lavoro molto denso da sotto sopracciglia per i lavori di fino dove volete densità di setola. Abbiamo poi la Miracle Complexion Sponge in rosa. Abbiamo poi invece il Domed Shadow Brush, che era già presente in gamma, che è per avere un effetto, è uno sfumato, un pennello da sfumatura, e un fighissimo nuovo pennello che è questo, si chiama Contour Fun Brush. Ed è praticamente perfetto per fare buffing delle creme o delle powder per un effetto contouring strutturato. Secondo me questo set è bellissimo, anche da regalare, e poi mi piace molto il fatto che sia tutto policrome e i manici.
ultima novità make up di pennelli low cost che mi ha sconcertata, e infatti questo non l'ho proprio aperto perché vorrei fare un video con voi dove li proviamo, perché sto cercando tutorial su come si usano e non li ho ancora trovati, li trovo super strani. Il set si chiama Rebel Edge Trio, tra l'altro è un trademark, quindi sono pennelli brevettati da loro, ed è Face, Eye and Cheek. Abbiamo il Rebel Edge Large, il Rebel Edge Fine e il Rebel Edge Medium. Sono pennelli completamente tagliati come dei fan brush a metà. Non ho mai visto pennelli di questo tipo in tutta la mia vita. Cioè, come vedete, hanno un taglio piatto e un taglio morbido in questo modo, quindi... No, sono particolarissimi. C'è quello micro per gli occhi, che è tipo un mini metà fan brush, e poi abbiamo il medio che è fatto in questo modo. Bello. Quindi insomma, fighissimi, specialmente per chi ama i pennelli e vuol provare una roba un po' diversa. Quindi queste erano tutte le novità di pennelli low cost, secondo me fighissimi. Ditemi nei commenti cosa vi è piaciuto di più e ditemi anche se volete un video su Luvia o su questi Edge, quello che vi va insomma di vedere all'opera. Un bacione, ci vediamo al prossimo video. Baci!